Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, quale BMS scegliere? E allora, per scegliere la BMS, innanzitutto bisogna capire l'utilizzo che ne dovrai fare. In commercio esistono migliaia e migliaia di BMS differenti, diverse dimensioni, diverse potenze, diversi produttori, diversi, diciamo, optional interni alla BMS stessa. E allora, qui ho qualche esempio di BMS. Questa è una 12,6 volt, perciò 3S 10 ampere. Questa è una 3S da 20 ampere. Questa è una 4S. Queste sono anche da 20 ampere 3S. Questi sono più grandi. Come diciamo serie sono 10S o simili anche i 12S. Poi ci sono questi che sono ancora più grossi, perché ovviamente dalle dimensioni in teoria dovrebbe dipendere la capacità di corrente di spunto che possono, diciamo, fornire al tuo impianto. L'impianto, che sia un motore, che sia una lampada, eccetera, eccetera. Questa è una 12S 15 ampere, come vedi è più grande, tutta alluminio per la dissipazione, il connettore nella, diciamo, parte superiore, il sensore di temperatura, che non in tutti è disponibile. In quelli, diciamo, più professionali c'è, e infatti io in questa ho il sensore, in queste pure, in queste che sono 10S 10 ampere ce l'ho anche. Queste e questi sono simili, 10S, vedi? Cambia però la dimensione. Alluminio, alluminio. È normale che tra questa e questa, qual è la migliore? Ovviamente queste. Perché? Perché intanto hanno il sensore di temperatura che questi non hanno, ma perché sono anche più grandi, hanno più, diciamo, superficie utile per andare a smaltire il calore generato dai MOSFET, e cambiano anche i MOSFET interni. Questi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questi ne hanno 1, 2, 3, 4 e, se non sbaglio, dovrebbero essere. Sì, 4, questi ne hanno 4, però ovviamente cambia, diciamo, la tipologia di MOSFET, e questi, anche se sono meno, possono dare, diciamo, la stessa corrente di questi. E dico, questi sì, non sono migliori di questi, ma sono sempre ottimi. Costano meno, qua hanno tutto il circuito, diciamo, di bilanciamento. Però sono utilizzabili senza nessun problema, sono più piccoli. Questi quando li puoi utilizzare? Quando, ragazzi, non hai spazio, molto spazio disponibile. Queste sono piccolette, però hanno una buona qualità, anche una buona potenza, e li puoi andare a utilizzare. Se non hai problemi di spazio, per esempio, puoi utilizzare anche un modello come questo. Questo è un 6S, ragazzi, 6S. Guarda però quanto è grosso. Questa è una super BMS, professionalissima al massimo. Questa la puoi utilizzare in pacchi batterie per scooter, per bici elettriche, per monopattini, hoverboard. Ha tutta la scheda di potenza che è questo qui. Questa da questo lato è la scheda di bilanciamento, tutta, diciamo, inglobata in un'unica PCB. 1, 2, 3, 4 e 4, 8, 50 ampere di corrente massima d'uscita, ed è un'altissima corrente. Questo che vuol dire, ragazzi, che se tu monti questa BMS al posto di una di questa, cioè il tuo pacco batteria attualmente monta questa, ok? Sempre 6S, però 10 ampere, e tu modifichi il pacco batterie montando questa bestiona, cosa succede? Succede che questa BMS è capace di dare molta più corrente in uscita, 50 ampere massimo, di picco qualcosa anche in più. Questo vuol dire, si traduce in più potenza al motore, ragazzi. Andiamo ancora più semplice: il tuo motore in salita con questa non ce la fa,
e va in protezione tante volte, con queste invece cammina, ce la fa e spinge alla grande. Perciò, modificando la sola BMS tante volte, puoi riuscire a migliorare anche le prestazioni della tua bici, del tuo monopattino e ciò che sia. Ma non per forza un 50A, perché poi in proporzione anche al pacco batterie che monti può essere anche molto esagerato. Però se già monti un 10A come BMS e vai a cambiarlo con un 15A, avrai sempre qualcosa in più, cioè 5A in più, che ti aiutano quando necessario di avere più potenza. Però ragazzi, attenzione, e su questo attenzione, non tutte le BMS che trovi in commercio sono reali, cioè non tutte sono, diciamo, realmente dal valore che riportano in descrizione. Molte ti dicono 20A, ma nella realtà già con 15A vanno, diciamo, in palla e si spengono e vanno in protezione. Perciò devi sempre andare ad acquistare una BMS di qualità. Se vuoi saperne di più comunque su questo mondo batterie, mondo BMS, modifiche monopattini, scooter, bici, roba varia, su Amazon trovi questi. Questi sono i fascicoli cartacei tecnici su come andare a costruire, andare a modificare un pacco batterie. Questo nello specifico 7S. Questo 6S, perciò tu avendo questo puoi andare con questa BMS che è 6S e con le celle litio o quelle che sono 18650 o queste che sono 26650 o ancora le 21700 andare a costruire, andare a montare un pacco batterie o, come abbiamo detto, modificarne uno che hai cambiando l'elettronica. Perché ripeto, tante volte se le celle che monti sono buone, di buona qualità, non sono economicissime, scarse, puoi semplicemente modificare BMS, sostituirla, metterne una più potente e avrai più potenza. Evita di spendere soldoni a cambiare tutto il pacco se non c'è bisogno. Il primo step può essere quello di sostituire la BMS con una più potente, così hai più potenza in uscita. Niente ragazzi, per questo video è tutto, mi raccomando iscriviti al canale, continua a seguirmi, seguiranno tanti nuovi video, interessantissimi video. Sotto in descrizione ti lascio i link ai fascicoli, ce n'è anche uno sul come andare a costruire un fotovoltaico a isola, cioè senza fornitore energetico, solo pacco batterie, regolatore di carica, pannelli fotovoltaici, e poi per andarlo a utilizzare puoi utilizzare, diciamo, i sistemi standard o come inverter per avere la 220 o a bassa tensione potrai andare a utilizzare LED, lampade o, diciamo, utensili a bassa tensione. Ciao ragazzi, al prossimo video.